Ciao Abbiamo divetti e ciao divette. Cazzo stai a dire? Abbiamo iniziato. Vabbè, Ok. ragazzi, questo è un tentativo di video in sincrono, quindi comunque sono qui con il contabile perché questa è la prima di una serie di video collaborazioni che mi piacerebbe fare. Quindi uso il contabile come cavia. Ciao Sì. contabile. Ciao Diva, usami tutto. Ti uso tutto, ti uso tutto. Allora, Andrea, oggi tu sei il mio ospite, sei ospite nel mio canale YouTube e voglio farti un'intervista. Un'intervista che in realtà ti fanno le divette e i divetti perché hanno fatto le domande su Instagram loro. Ok. Quindi ora ti faccio qualche domanda. E vediamo insomma di soddisfare le curiosità di tutti, insomma. Allora, la prima domanda che mi esce fuori lampante su Instagram di Giulia, quindi salutiamo Giulia, è la più banale, ma ti faresti decoglionare dalla diva? Decisamente no, Ah, assolutamente. ma anche se No. fossi etero non ti faresti decogliere da No, perché dovrei entrare nel particolare, cioè delle dringhe particolari e molto me? delicate. Sempre rimanendo in tema decoglionamenti o cose del genere, chiedono se faresti mai lo schiavo o qualcosa di simile. Lascia stare le palle, dico in generale, faresti mai lo schiavo? No, anche perché io sono più propenso a fare il master, infatti l'ho fatto per qualche anno quando ero più giovane, ma lo slave Ah, quindi no, hai non mi fatto il piace. dominatore. Non ti piace fare lo schiavo, ma hai mai provato a fare lo schiavo? A parte Sì, fare lo schiavo di sono stato Florentina. dominatore per qualche anno. È perché ti sento attratti. No, dicevo, a parte fare lo Senti. schiavo di Follettina, hai mai fatto lo schiavo? Ah, no, non ho mai fatto, non avevo capito la domanda, follettina me l'avevo persa. No, non ho mai fatto lo schifo. No, invece sì, ci ho provato quando avevo tipo 20 anni e non mi è assolutamente piaciuto. Ah, ok. E parlando invece di Follettina, qua iniziano le domande un po' su di lei, vogliono sapere come abbiamo reagito quando Follettina ha detto di voler abbandonare i social. Ah, io Come ricordo hai che stavamo nel reagito? gruppo male, cioè nel senso io non ero d'accordo, anche se poi rispetto alla sua decisione, ma ho reagito male, uno perché conosco bene lei e tutta la situazione, due perché comunque attualmente manca nei suoi video. Questo è vero, io invece, boh, cioè, forse non pensavo facesse sul serio quando l'ha detto, finché non ha venduto il canale. Mi chiedono se sei ancora in contatto con Follettina. Sono ancora in contatto con Maria Grazia, ci sentiamo praticamente tutti i giorni. Proprio ieri mi ha inviato delle foto dei ravioli al vapore che ha provato a fare. Delle foto non ho capito. Ha fatto i ravioli al vapore, mi ha mandato le foto Ah, e dice che sono venuti buonissimi. ok. Ah, qua c'è una domanda per me. Se fossi etero, bomberesti a liscia? Cioè, se tu fossi etero, mi bomberesti? Sì, decisamente. Ah, grazie. E poi, sempre parlando di eterosessualità o essere gay, mi chiedono. Se hai mai subito bullismo per il fatto di essere gay? Sì, alle scuole medie, però ho reagito e ci siamo presi a schiaffi e è finita lì, insomma. Poi Ho capito, mai però più. niente di grave, diciamo. No, hanno provato, però io ho reagito e non ci hanno più provato. Aspetta che qui ho delle domande su Chiarona. E? Allora, chiedono che rapporti hai, credo attualmente, con la Chiarona nazionale. Fortuna, per mia fortuna non ho più nessun rapporto con Chiara Sì. D'Alessandro, quindi e sarà così per sempre. Meno male, sì. Perché io mi ricordo, adesso lo possiamo dire credo,
che in quel periodo in cui tu sentivi Chiarona, in cui ti sentivi con lei, eccetera, eri sempre sclerato, vero? Decisamente quel periodo ero scleratissimo. Io me la ricordo sta Sì. cosa che scleravi ogni 2 per 3. Beh, era comunque già la situazione perché poi stavo con il mio ex e già allora non andava più. E poi anche Sì, star sì. dietro a Follettina non è semplice, quindi ogni tanto scleravo. Chiarona. Cosa? No, sto parlando di Chiarona, non di No, ti Follettina. dico perché ero sclerato quel periodo. Ah, ok, sì, perché in più stavi anche dietro a Sì. Folli. Sì. Ho capito, ho capito. Sì, e infatti mi ricordo che eri completamente sclerato e adesso stai meglio. Decisamente. Ho fatto pulizia nella mia vita di amori e amicizie. Però io te l'avevo detto che cosa succede a stare con i casi umani. Oh, c'hai ragione, hai avuto ragione. Cioè, io ho proprio pensato, vedi che c'aveva ragione Alicia. Io ti ho detto per esperienze, che non diciamo, quando tu stai insieme ai casi umani diventi casumano. È una maledizione, la maledizione del caso umano, capito? Sì, è E vero. quindi tu stavi diventando casumano. Ma io Per sì, lo stavo cui. diventando, ma non l'accettavo e quindi scleravo. Sì, mi ricordo. E poi mi chiedono anche una domanda particolare. Se tu fossi andato al matrimonio di Chiarona, no? Che cosa le avresti regalato? Sicuramente qualcosa preso su AliExpress, qualcosa di cinese, tanto era tutta cinese quel giorno. Oddio, sai che io non avrei la minima idea, cioè non ci ho proprio mai pensato, No, vabbè, perché io non faccio regali di solito, quindi per me è difficile. scherzi a parte, avrei regalato qualcosa per la casa, magari un piccolo elettrodomestico, qualcosa così. Sì, boh, qualcosa di trash probabilmente, però non so, boh, chissà. E invece, tornando a Folli, faccio una domanda un pochino più seria, che riguarda il discorso della Chiesa. Sì. Tu pensi che la Chiesa abbia fatto il lavaggio del cervello a Follettina? Non credo che le abbiano fatto il lavaggio del cervello, ma credo che alla Chiesa la religione abbia influito sulla sua decisione di lasciare i social. Però io Sì, sentendola sì. tutti i giorni la sento, anzi la sento anche molto più serena adesso. Però credo che veramente la religione, ma non proprio le persone, proprio il discorso della religione, sì, le abbia fatto decidere di lasciare i social. Sì, certo, ma poi tra l'altro io mi ricordo che anche Follettina sclerava l'anno scorso, nel periodo, diciamo, di sua massima notorietà, Sì. Sì. comunque non la viveva benissimo, questo te lo ricordi anche tu, Ah, no, la immagino. viveva proprio male nell'ultimo periodo, non riusciva neanche più a uscire di casa perché le suonavano, la fermavano, la riprendevano e soprattutto la prendevano in giro e si era anche stancata, Sì, giustamente. certo, giustamente, quindi ci sta che abbia preso questa decisione, in un certo modo era prevedibile. E poi ognuno è diverso, perché poi c'è gente come appunto Chiarona che per quanto sia perculata dal mondo non ne soffre. No, no, è continua lei. Sì, continua peggio che mai, credo. E quindi insomma poi ognuno. Però Follettina è già una persona molto più sensibile. E tutto. Adesso torniamo di nuovo a Sì. te. Intanto mi chiedono che lavoro fai. Che lavoro fa il contabile? Faccio l'impiegato full time per un'azienda, per un SPA. Ok. Poi mi chiedono il tuo rapporto con i genitori. Bah, un buon rapporto. Magari all'inizio no, quando hanno scoperto di me non l'hanno presa molto bene, avevo circa 19 anni. Però dopo l'ultima relazione, dato che hanno voluto anche conoscere il compagno che avevo allora, va molto bene adesso. Diciamo che l'unico problema era la mia omosessualità. Adesso non abbiamo proprio nessun problema. Però insomma l'hanno superata, meno Sì, male. beh, sono passati anni, decisamente. E sì. E poi mi chiedono qual è stata la tua prima cotta. Per una ragazza, la mia prima cotta.
Ma cotta vera, che ero proprio innamorato, è stato per una Sì. ragazza. Avevo 15 anni, lei ne aveva 18, siamo stati insieme un anno ed ero innamoratissimo di Ma quindi tu sei bisex lei. allora? No, per carità, lo facevo E allora però ti perché sei. ci ho provato. Allora, Però sessualmente non. ti sei innamorato di una Ma ragazza, potrei farlo o anche adesso, potrei innamorarmi di testa di una ragazza, ma poi non riuscirei a farci nulla, perché tipo con questa ragazza abbiamo avuto qualche rapporto, ma diciamo che non ho mai finito, ecco. Cioè, quindi potresti innamorarti di una donna, però, Sì. insomma, ti piace il cazzo. Esatto. E a proposito di questo, mi collego a un'altra domanda un po' più hot, in cui ti chiedono al contabile, piace di più prenderselo o metterlo? Allora, prenderlo, lo prende il passivo e lo dà l'attivo. Io sono prevalentemente attivo. Il passivo l'ho fatto quando ero più giovane, però preferisco appunto darlo. E poi, ovviamente, se ho una relazione stabile, ci si prova, cioè si fa un po' per uno. Non posso dire questa cosa per l'ultima perché no, facevo solo l'attivo. Quindi sono prevalentemente attivo. Ok, attivo, anche se però un lato un po' più femminile ce l'hai, infatti mi chiedono perché hai smesso con Manola, la amavo con tutta me Lo stessa, quindi tu so, hai un sacco di fan di Manola, lo ma c'è so. qualcosa che ci vuoi dire? Esatto, Manola è praticamente tornata, su Instagram è già tornata, si chiama sempre la Manola VIP. Ho già registrato 6 video suoi che usciranno, dovrebbero uscire questa settimana, quindi Manola è tornata. Per quanto Ah, riguarda bene. l'aspetto femminile, lì devo dissentire perché non mi piace femminilizzarmi, cioè a me non piace femminilizzarmi. Lo facevo solo per quanto riguarda il personaggio, però ho avuto un sacco di proposte di fare anche sesso da travestito, ma mi vengono i brividi solo a pensarci. Ah, ok, quindi Manola è più una cosa per fare solo scena, È un diciamo, caso umano, un non è. personaggio caso umano costruito, ecco. Sì, ho capito, ho capito. Però adesso è tornata, tu hai fatto una pausa da Manola, diciamo, perché io mi ricordo che ti dicevo, ma no, falla tornare perché hai tolto le cose con Manola, eccetera, eccetera. Allora, il motivo principale, io non l'ho mai detta questa cosa, o forse l'ho accennata in qualche live, era che c'era prima lei e poi c'ero io. Infatti il contabile è nato dopo, perché poi il contabile è un personaggio che ha inventato Manola, io ero il contabile di Manola, per questo mi chiamo il contabile, non perché faccio il contabile. Ho E capito, ho a me dava capito. molto fastidio quando facevo le live io o i video io, ma soprattutto i live, e mi chiamavano Manola, dicevo ragazzi io sono Andrea, Manola è un personaggio. E quindi sicuramente poi adesso ritornerà che c'è prima lei e poi ci sto io, perché andava molto di più Sì. lei. Quindi fondamentalmente per Sì. questo, perché mi precedeva. Ah, quindi ho capito perché è il contabile. Infatti non te l'ho mai chiesto Esatto. come mai il contabile. Perché facevo delle live su Periscope nel 2016, però le facevo solo da Manola. E Sì. un giorno mi sono presentato io e mi facevano tu chi sei? E io ho detto sono il contabile di Manola. E da allora. Esatto. Ok. Ho capito, adesso sappiamo da cosa è nato il contabile, perché effettivamente non te l'avevo mai chiesto, sai. No, io e i numeri non andiamo per niente d'accordo. La matematica è sempre stata la mia materia peggiore, dove stavo sempre sotto. Sì, anch'io, che non ci siamo. So contare solo i soldi. E a proposito di soldi, vedi Sì. come unisco le domande con Infatti. stile? A proposito di soldi, mi chiedono quanto cash hai guadagnato con Follettina. Zero? Allora, calcolando che le ho fatto per un anno e no, zero no, le ho fatto Zero no. per un anno e mezzo da social media manager, da manager diciamo che comunque facevo da tramite con le trasmissioni televisive, l'ho portata in diversi posti tipo a Pomeriggio 5 a registrare la canzone, e le ho fatto fare qualche collaborazione online. In un anno e mezzo, togliendo le spese, perché ho avuto parecchie spese, che
forse non sono arrivato neanche a 1000 euro, forse 1000 euro. Sì, quindi pochissimo praticamente. Sì, sì. Anche se comunque poi lei alla fine mi ha ripagato con i suoi social, quindi va bene così. Non c'è mai stato un accordo a livello di guadagno sul personaggio di Follettina, questo lo diciamo per tutte le persone che credono che tu sì. l'abbia sfruttata, diciamo, guadagnandoci. Ma io non nego che comunque ad un certo punto, quando vedevo che alla fine ci andavo a perdere, le ho proprio proposto un contratto scritto, lei non l'ha accettato e da allora poi l'ho, cioè, come diciamo, come lavoro l'ho lasciata, però siamo rimasti amici. Sì, sì, sì. E adesso però sì, siete rimasti amici e in più tu hai avuto il regalo, il suo profilo Instagram, cosa che è stata molto criticata ovviamente. Sì, sì. Diciamo è stata una situazione un po' controversa. E qua a tal proposito mi chiedono: pensi di essere amato? Pensi di essere amato dai tuoi follower? Dalla maggior parte no. Beh, sono sicuro. Okay. Però ce ne sono tantissimi che mi scrivono in direct o sotto i commenti che mi sostengono e mi vogliono bene. Ah, mi fa piacere questo. Sì, è non me l'aspettavo. Comunque. Non me l'aspettavo. Sì, beh, ma comunque è chiaro che poi imparano a conoscerti. E cioè sicuramente, cioè, non si può piacere a tutti, ma non certo. si può neanche non piacere a tutti, ovviamente. Sono molte di più le persone alle quali non piaccio. Sì. Questo. Sì, sì, questo lo so, questo lo so. E a tal proposito faccio un altro collegamento da giornalista professionista. Dici quali sono invece gli youtuber che a te non piacciono, gli youtuber che tu odi. Se vuoi dircelo. Al primo posto abbiamo Barbie Xanax. Ma devo spiegare... la mia nemica, sì. La mia acerrima nemica. Che io l'adoravo. Da quanto tempo non la sento nominare? Lo adoravi? Io l'adoravo. Cosa è successo? È successo che ha avuto da ridire su delle cose, su una persona che non mi va di nominare, che era una mia amica. Soprattutto okay. su un gruppo del quale facevo parte, dove sei anche tu comunque su Telegram, quel gruppo di Big. Ah, ok, non lo guardo mai. Non no, ma io mi sono proprio tolto. E lei okay. ha avuto da ridire su, perché ha detto che in quel gruppo parlavamo di lei, praticamente mai menzionata, mm-hmm. e io sotto dei commenti le ho spiegato che comunque non parlavamo di lei. E lei su Twitter ha riportato l'esatto opposto di quello che ho detto. Quando io mi sono lamentato mi ha fatto buttare giù il profilo Twitter. Ho capito. Dai, veramente? Sì, sì. Che poi come fai a buttare giù un profilo non lo Twitter so. Che su Twitter è il Far West? Vabbè, però lì. Manola neanche su Twitter era accettata, era abbastanza pesante quello che pubblicavo. E anche quando ho avuto da ridire su di lei in un video, casualmente mi sono stati segnalati tutti i video del canale perché... mi hanno buttato giù dei video di tipo 8 anni prima, quindi questo video è a rischio. Sì, ok, no, vabbè, figurati, io l'ho sputtanata talmente tante volte, a me non hanno buttato giù niente. E quindi puoi stare tranquillo, qua puoi insultare chi vuoi, che tanto a me non mi tocca nessuno. Bene. Al secondo posto abbiamo Riccardo Dose, anche se in realtà se la litiga con Barbie Xanax. Riccardo Dose ha avuto tanto da ridire su di me, fino a che gli è convenuto parlare di Follettina, giustamente, e ha creato molto odio nei miei confronti perché appunto diceva che la sfruttavo, ma in realtà questa cosa non l'abbiamo detta nel video dove abbiamo sputtanato Matt e Bise, perché Riccardo Dose sì. ce l'ha con me da quando è successa quella cosa che lui e Matt e Bise ci hanno dato buca per quell'incontro famoso che abbiamo fatto. Ok, mi ricordo, Svezia, sì, c'ero anch'io. E quando io e Maria Grazia abbiamo detto pubblicamente questa cosa, lui mi scrisse in privato, incazzato, dicendo: ma perché tu hai dovuto dirlo pubblicamente? Ho fatto: perché non si lavora così, cioè questo è il vostro lavoro, certo, io comunque sì, l'ho sì, organizzato. Ho anche speso dei soldi, ho affittato anche un appartamento e voi ci date buca il giorno stesso. E da allora lui mi odia e sì. quindi mi ha attaccato fino a che poi, ripeto, gli è convenuto attaccarmi perché c'era di mezzo Follettina. Dose piaceva anche come il poco che avevo visto così.
Poi si è comportato in quel modo, non si sa per quale motivo, ma per sfruttare un po' tutta la situazione. Sì, quindi ti ha, diciamo, buttato parecchia merda. Sì, e guarda caso, dopo che ha saputo della mia esistenza, ha tirato fuori due format che faceva Manon nel 2016. Infatti, io ho riprovato a farli, mi hanno detto tutti che copiavo lui, le reaction su Undressed, che mi facevano un sacco di visualizzazioni, e anche le chattate di merda. Ok, le chattate di merda me le ricordo perché avevi C'erais. fatto anche con Italo il mio stalker, Oh vero? mio Dio, adesso che l'abbiamo nominato, mi perseguiterà di nuovo. Adesso torna. Con me è stato pesantissimo, cioè, perché io poi avevo il Mi numero ricordo. pubblico, mi telefonava di continuo, mi diceva cose Sì, mi assurde. ricordo, Ti mi ricordo? ricordo. Mitico, no, il mio stalker mio e di tutti, perché ha Sì. stalkerato tutti. E invece arriviamo al terzo YouTuber che odi. Terzo e ultimo, Gianmarco Zagato, che tu adori. Ma io ti spiego il No, mi sei perché. spezzato Con me. il cuoricino. Lo so, perché anche a me quando l'ho visto ha fatto una bella impressione. Però il discorso è che lui, prima di vederci, dato che avevo organizzato tutto, mi aveva spiegato telefonicamente che voleva fare un documentario su Follettina. E io ho detto, io sto dietro Sì. le quinte, non partecipo. Invece il documentario, nella sua testa, perché si è dimostrato poi da quello che ha pubblicato, era sempre il famoso sfruttatore di Follettina, cioè io giravo intorno a Follettina, voleva capire perché. Tant'è che quando sono Ok. arrivati con la macchina stavano già riprendendo e io sono stato un po' così, infatti l'ha detto durante il video. Ha detto, appena ha visto la videocamera si è un po' risentito, ma è normale, io non volevo apparire. Ho E capito, ho capito. quando stavamo lì comunque, quando gli ho raccontato, mentre mi faceva anche l'intervista, quello che stavo facendo per la mia amica Maria Grazia, lui ha detto una frase davanti a lei, che ha tagliato ovviamente dal video, ha detto questo, quello che tu fai per lei io lo pago ad una manager. Quindi Maria Grazia, ascoltalo e soprattutto pagalo. Questo è quello che ha detto. Invece poi dal video ha lasciato questo alone di mistero e non è che ho fatto una bella figura con Ho Italia. capito, ho capito. Io non entro nel merito perché sai che io adoro Sì. E Gianmarco, poi voglio dire anche quindi non voglio un'altra. entrare in Infatti questa non ti voglio cosa. mettere in mezzo, io non ci ho fatto nessun video e lo dico qua Sì, adesso per la sì, sì. prima volta. Quando uscì il video su un determinato gruppo che non vogliamo pubblicizzare, ci sentimmo al telefono dopo che uscì il primo video e io gli dissi guarda che c'è una querela di mezzo. Lui, mentre parlavo, ha registrato tutta la telefonata e senza dirmi nulla. Il giorno successivo mi manda un messaggio e mi chiede: ma posso pubblicare la telefonata? Io ho detto no, cioè parlo di una querela, ci sono delle indagini in corso, assolutamente no. E poi c'è stato l'ultimo litigio ultimamente, però non mi va a dirlo perché è una cavolata. Però lui c'ha proprio il Sì, me lo vizio ricordo, di me lo pubblicare le ricordo. cose e poi cancellarle. Quindi ha fatto delle storie e poi le ha tolte. Comunque, vabbè, basta. Va bene, io Non non è dico nulla ok. perché siete entrambi miei amici, quindi insomma, non, ovviamente non so, tu mi dici una cosa, Certo. lui magari me ne direbbe una. Non ne ho parlato con lui di questa cosa, quindi non so, la sua campana non la conosco, però Ti io non ci astieni? voglio entrare, quindi Certo. spero che vi potrete riappacificare magari un giorno, mi farebbe molto piacere. E niente, Andrea, allora io direi che abbiamo detto tutto Sì, praticamente. non ho altri youtuber che odio. Ok. Che poi li odi, tra virgolette, per motivi più personali che per lo youtuber in Cioè, sé. sì, non posso odiare una persona che fa video su YouTube e non conosco. Può starmi antipatica, Certo, magari, a sì. No, no, pelle. no, infatti, questo è assolutamente giusto. E va bene, dai, Andrea, allora ti ringrazio per essere stato in questo video. Chissà che magari non ne faremo un altro con Manola. Ma sì, si potrebbe fare. Chiedi a Manola se vuole fare qualche collaborazione, se non chiede troppo cash, perché sennò non va Ma penso che con te lo bene. farebbe gratis, magari fa un sondaggio, facciamo Dai. entrambi un sondaggio e vediamo cosa esce fuori. Ti Ok, dai. Va ringrazio bene, allora ti per. saluto, ti Grazie mando per un avermi. bacione. Grazie per avermi E ci sentiamo ospitato. presto. Un bacio, Ok, ciao, ciao a ciao. tutti, ciao ciao.